Buonasera, buonasera a tutti. Eccoci qua stasera con questa fantastica live insieme a due ragazzi eccezionali. Che eccezionali a dir poco, perché grazie a loro siamo riusciti ad ottenere tanti bei prodotti come noi collezionisti. Ah, giustamente il bot già ci ricorda, ci fa un piccolo spoiler, che abbiamo un codice sconto sullo shop dei Nerdini. Sul primo ordine, con il codice sconto SLERFA5, si ha la possibilità di avere uno sconto del 5%. Sul loro sito troverete tutto quello che è possibile riguardo le carte Pokémon, Dragon Ball, One Piece soprattutto, visto che stasera faremo l'unboxing di ben 4 box. E per un fortunato spettatore, che potresti essere tu, c'è un demo deck in regalo da parte dei ragazzi dei Nerdini e Shop. Bene, siamo qui. Ora un piccolo intro mentre stiamo aspettando che siamo tutti pronti. Spero che non ci siano grossi problemi con la live. È stato un pomeriggio molto impegnativo. Ho cercato di fare un lavoro carino che sia anche bello visivamente. Benissimo, ragazzi. Benissimo, siamo qui pronti con gli ospiti speciali della serata. Pino, presentati pure, fatti vedere con la tua bella GoPro. Vale. Ah, questa non è. Vabbè. Poi ci sono qua i nerdini e ci sono subito delle domande per voi, ragazzi. Ragazzi, buonasera, Cominciano a regalare buonasera, buonasera. cose. Attenzione. Oh, oh. Buonasera Gui, ma cosa combini, Gui? Ma stai calmo, che ancora deve iniziare il bello. Mostriamo il premietto, ragazzi, Mostriamo il Leandro premietto, prima ha ragazzi, che anticipato. il demo deck con la promo tutto sealed, ragazzi, non è mai stato E mettetela pure nella telecamera per l'unboxing, che lo facciamo vedere bene. aperto. Ed Eccolo qua, eccoci qui. ragazzi. Eccolo qui, Fantastico, raga. fantastico. Premio che qualcuno si porterà a casa. G. Veramente Già bello. diversi vedo che in chat stanno iniziando già a spammare punto esclamativo partecipo. Bravi ragazzi, bravissimi. Continuate così, che mi raccomando, poi verrà scelto casualmente uno di voi per farvi Si spera, questo Jack, piccolo si grande spera. regalo, dai. Comunque, sì, speriamo che di 4 box esca un Shanks. Ovviamente la versione Allora, manga. se... Allora, Dai, se esce bravo! Shanks in versione manga stasera, ragazzi, io mi alzo e non lo so. Andremo fino a casa di Pino ed Andrew a piedi. No, A piedi Dai, no, in macchina. con una bella In slerfa di macchina. focaccia e via. Mamma mia, si fa after così e poi è buona. Esatto. Sì. Sì, e poi dopo chi lavora domani mattina? Vabbè, quelli sono Dettagli. dettagli, quelli. Ferie, via, ferie. Io da una parte sono salvo, faccio turno di pomeriggio domani, quindi. Easy. Allora, dillo. Signore. Vuoi Litighiamo, iniziare non te, sono Pi, a lieto. spacchettare? Inizio Dai, dai, vai, Pi. Il grande Allora, onore. inizio. Pino ha fatto bene comunque con le Sì, sue, hai invece vorrei ragione, hai dire. ragione. Pino, scelta Sì. migliore non Vediamo potevi cosa fare. becca Pino. Vediamo un po' la prima carta di Pino. Come carta top. Là. L'abbiamo trovata anche Pino noi. là. Anche Anche noi. Anche noi l'abbiamo noi. Sì, trovata. anche voi l'ho vista. Ora il clone. Voi non avete trovato Shanks manga, quindi sicuramente non lo troverà neanche Pino. Ormai è partito volare, guarda. Quello che volevo sentirmi dire. Allora, Marco. Marco. Elephant Bella, mando Bar Choke. ragazzi. Eh sì, manda. Mando Girl. intanto la nostra live ai ragazzi del gruppo di Toscane di One Piece. Ma se ci vogliono venire a trovare anche loro, vengono. Eh sì. Sì. Ma adesso vedi, non vediamo in fondo. Siamo in live. Ora ha Fino coperto, alla è diventato copertina. furbo, eh. Ora guarda la coperta, non si vede in fondo. Doflamingo. Doflamingo, Don Quixote. Oh.
Yamato. Yamato. Yamato? Oh! Yamato. Già la sì. Ma è bellissimo. Dai! Bella. Peccato che non è sempre l'alternative. Però quella lì, bella. No, pochi la trovano. Belimpi. Niente male va per bene. I primi due pacchetti, eh. Basta, l'hai finiti? Hai finito, finito. Tutto. Sì. Vediamo un attimo. Comunque vi arrivano le i pacchi a rate. Sì, quello sì. Dipende poi ovviamente, adesso noi stiamo a parte bisogna dire abbiamo aperto da poco. Da anni facciamo YouTube e ora stiamo cercando di diciamo trasmettere, creare questa community non solo quindi su YouTube. Oh, attenzione. Yamato. Mamma mia, Pino. Mamma bella mia. Bella questa. La bellina della Secret. Fallato. Cavallo. Fallato? Fallato, cioè l'alternativa della Secret ma... dovrebbe essere al posto della Secret. Faccio la storia, raga. Il box fallato e trovare un'altra alternativa. Aspetta. Pino, mostraci. Ragazzi, qui siamo in live. Cioè Pino per ora sta di slurf, raga, sta trovando il mondo. Ancora. Mamma mia, dopo la Secret di Yamato, ora trovo l'alternative. Ragazzi, che deve, aspettiamo, vi aspettiamo. Mamma mia. E vabbè, Pino... Devastante. Cioè, raga... Avete visto però? Che voi due prima a pigliarlo per il culo... Vabbè, la sculata l'abbiamo portato noi. Ragazzi... Purtroppo diciamo che i Charizard... quelli se ce l'hai portata di mano, puoi mandarcela anche ora e te lo diciamo subito, esatto. Infatti ovviamente il bustamento prosegue. Esatto. Ovviamente come consigliamo sempre in qualsiasi gioco di carte per mantenerle nel miglior modo possibile è sempre meglio usare le bustine protettive, le sleeves e poi vabbè di qualsiasi marca ovviamente. L'unica cosa è fare attenzione delle dimensioni, perché ogni gioco di carte ha la sua dimensione e di conseguenza potrebbero essere più o meno grandi. Esatto. Queste qua di One Piece sembrano un po' più spesse di quelle di Pokémon. Sì, allora di spessore sì, ma di lunghezza... Nonostante le sleeve vanno bene sia per Pokémon che per One Piece, queste qua, le carte di One Piece, sono poco più spesse. Belle. Mistica che avevo detto, una Secret, una Alt, se in questa busta non c'è un'altra alternativa, la statistica ragazzi conferma ciò che ho detto. Vediamo. Che però, diciamo, era fallato comunque perché era una Secret alternativa. Vediamo. Un attimo di silenzio per Pino, ragazzi, no? Un po' di suspense. Oh. Attenzione. Nami? Ma è alternativo! Ma no! È alternativo lui? Mi sa di sì perché lo intravedo ruvidino. È ruvido? È ruvidissimo. L'avevo detto. Il box. Aspetta, io non me lo ricordo. No. L'alternativo è fatto così. Lo vado a cercare. Un secondo. No, abbiamo finito anche la cornetta. Anzi. Ma stanno appendendo i quadri adesso, scusami. No, ti vogliono venire a prendere, Pi. Ah, ma hanno già visto. Hanno già visto e seguito in live. Madonna. Allora, vediamo. Vediamo in diretta. Dovrebbe essere in realtà l'alternativa di Doflamingo. Mamma bella, Doflamingo, comunque senza artwork, pazzesco. Quant'è? È 3, giusto? Sì. È l'alternativa della rara, giusto? È la 73. L'alternativa della rara, sì. Questa qua è la rara.
Boia. Cioè, hai trovato... È il box fallato. Il box, fallato. Cioè, vai, la secret alternative. L'alternativa, la secret... Ma vogliamo ricordare Andrew cosa è all'inizio live? Non trova nulla. No, raga, non niente. L'abbiamo preso dallo stesso case, dello stesso negozio. Guarda, io trovo tutte comuni. Sì, infatti. mamma mia. Maria. Comunque, bella. Yamato, raga. Il flamingo è molto bello. Anche. Bellissima. Complimenti. Flamingo bellissimo. Sì. Tanta bella roba. Scelta allora, destra. Siamo. Vai. Ok. Raga, allora. Sarà un po' mosso, però... Allora. Non abbiamo letteralmente spazio. No, siamo un po' nello stretto. Però si vede bene abbastanza. Se no guarda che temporeggia Ryuk a sistemare il case. Vediamo un po' questa top. Vediamo subito. No. Chi è? No. Io spero non sia di nuovo lui. Prima un paio di forbici, però. È di nuovo Vulcane! Di nuovo il cane, ragazzi. Partiamo su, però intanto in busta. Buttiamo il cane. Comunque, ragazzi, le opzioni che non ci serviranno le trovate poi più avanti sul nostro sito. Shop, perché daremo anche le singole. Sì. E poi quando aprirà Card Market, quando aprirà lo shop di Card Market, su vi sposterete lì. Saremo anche lì, sì. Sì, esatto. Lì. Allora, apriamo il primo pacchetto regionale. Allora, originale. Io l'ultima volta nel video ho fatto tipo una distruzione. Una volta. Ho lanciato cose e le carte volate. Letteralmente, sì. Avendolo visto mi sono fornito di forbici io. Sì, infatti, guarda, mi sa che anch'io per dopo le piglio, le recupero al volo. Io le forbici da elettricista. Sono meglio benissimo. Kiku Zoro. Partiamo con Zoro. Super rare. Normale, ne servono in per 4 copie Zoro, quindi va sempre bene, sempre usato, sempre ben apprezzato perché ci vogliono 4 copie di quello Zoro per fare il deck che vorrei io, quindi ma la spoiler così, Rook Sniper. Non me ne sono accorto, ragazzi. Qui servono le forbici, perché Rook Sniper è un po', ma lo stesso pacco di prima. Va subito al sodo. Raga, ma è lo stesso pacco di prima. Sì. Identico, no? Usa... Bello! Oh, croco alternativo! Ho pensato un attimino. Bello. Però veramente bello. Croco alternativo. Bella, subito con un'alternativa partiamo, amore. Qui dopo ci sta un bel toppino, ma tanto poi andrà messo nell'album, quindi... Quindi, sì. Esatto, sì. Toppino solamente nella manga. Sì. Un case intero di top loader solamente. Sono lì. Solamente per la manga. Ah, fate tipo a cipolla? Fate un top loader su top loader? Sì, in teoria, sì, ma... Astrati. Tanto ormai ho fatto la tecnica. Io dopo, raga, vado a recuperare le forbici. Non rischio di far volare carte all'aria. Magari rischi di far o di piegarle. Rischi di far volare la manga. Sì. Attimi di concentrazione. Che comunque devo dire che il pacchetto è difficile da aprire senza forbici. Alternativo? Ho già finito? No, Niente, Ryuk Sniper finisce così il suo box. C'è il box, così? Facciamo vedere un attimino ai nostri amici. No, sono triste però. Bello. Prego. Ho già trovato le due alternative. Basta, puoi vendere le bustine singolarmente adesso, vedi? È vero, hai ragione. Basta, si vendono singole. Le vedi a 5 euro l'una. Bello Far Cry, purtroppo gli ultimi... E quando si tira la pellicina, uguale. Guarda, lui lo sa non bene.
Lui è il maestro delle pellicine sulle mani. Cioè... mi chiamavano cosa? The Pelicon. The Pellicins. Certo. The Pellicins. Bella, ma volevo l'altra. Però volevamo l'altra, sì. Quella di Pino. Quella di Pino. Quella di Pino, sì, esatto. Sì, che si voleva la di Pino. Vabbè, però aspetta, spieghiamo magari per chi si è collegato da poco. Io e Samu abbiamo aperto esatto, proprio lei, proprio lei. Io e Samu abbiamo aperto già altre due box, quindi diciamo il set base, chiamiamolo così, l'abbiamo già completato. Esatto. Quindi personalmente adoro Yamato. Sono quelle alternative adesso. Però sì. Vorremmo quell'altra. Ad Andrew, adesso voglio che spacchetti tu. Bene. Tutte le carte. Allora. Intanto questo cambio di scena con Mr. Naso. Diamo fuoco alle polveri qua. Dai, ora anche tu il cane. Anche no. Non lo so, sai. Qui se no, cani. Belli i doggini. È rossa. È rossa? Se è rossa, allora non è... Non è rossa. Non è rossa? È rossa? È viola. Abbiamo trovato anche lui. Incredibile. Questo è lo stesso pacchetto invece che ho trovato io. Perché sì. Io trovai... Sì, vero. Ah sì? Vero. Intanto già facciamo il change. Lo già changeare? Sì. Noi changeiamo intanto, ragazzi. Vedete un po' il pacchetto. Quante buste che ci sono qua per te. Sito. Diciamo è in pre... perché sul sito è in preordine, ma uno l'abbiamo disponibile. Esatto, uno già l'abbiamo disponibile. Ma non è che è il mio, ragazzi? No, okay. tranquillo. Il tuo è da una parte. Il tuo è conservato. E niente, se no gli altri arriveranno tutti a febbraio, tutti in restock, quindi tranquillamente fare il preordine, direttamente per febbraio. E niente, ovviamente ragazzi, sopra i 150 euro, spedizione gratuita, quindi vedete voi ovviamente se raggiungere o meno la quota. Cos'è questa, ragazzi? Tanta bella roberta, quindi cos'è, vediamo. Questa? Cos'è questa? Sanji. Sanji. Bello Sanji. Bello Sanji. Bello Sanji. Bello Sanji. Alternativo. Bello. Bello. Vedi? Bello. Arrivano le prime. Arrivano. Dai, Andrew. Bellissimo. Dai, su. Comunque per chi sta seguendo la live da adesso, da questo momento, può utilizzare il comando punto esclamativo partecipo per avere la fortuna di vincere un demo deck del gioco di One Piece. Yes, tanto dopo lo rifacciamo vedere ancora una volta. Chiedo comunque di nuovo scusa se non riesco a leggere tanto la chat, ma ho la postazione creata diversamente. No. Tranquillo Andrew, ci siamo in tre. Love. Bello però. Bello! Il capo alternativo. Mamma ma il capo l'hai trovato in fondo? L'hai trovato in fondo? Sì. Prima Queen e poi Low. Ok, quindi è al posto della... rara. O della... Bello. Bello. Uno dei miei personaggi più preferiti. Mamma, bello. Okay. Ultimi quattro. Dai, Andrew, dai. Comunque, raga... Era da una vita che non facevamo una live io e Ryuk. E sono contento che l'avete fatta con noi. Sono davvero contenti, giuro, siamo davvero contenti. Ne avevo fatta io una poco tempo fa. Con le forbici. Sì. Andrew, ti hanno detto che fai paura con le forbici. Come faccio paura? Come? E lì bimba, io sembra che le tagli tutte. Perché sono grosse, ma sembra che li tagli tutti. Sì, poi magari ti scappa la mano. Ho trovato grande, anch'io spero di trovare Low, perché è davvero appunto troppo bello. Comunque vedere anche l'effetto dell'alternative, niente male come effetto. Sì, e poi è ruvida. Cioè, il bello di queste carte che si parte dalla comune, quindi proprio da quella più semplice a quella più rara,
cioè tutte sono state fatte bene, cioè ben disegnate, ben caratterizzate, effetti di luce, di colore, cioè tanta roba. Proprio ci hanno messo, hanno fatto un bel lavoro, poi non sono carte storte. Non eccolo! Sono... Il Don alternativo. È proprio lui. E ora me ne mancano altri 9. Dai. Ok, ci siamo. Sì, ci siamo. Allora, tanto ci faccio vedere un attimo al volo. Vai, usa la mano bilancino. Yes. Demo deck e poi facciamo vedere anche... Il premietto e poi le bustine. Le bustine che ragazzi, che ci sono arrivate, sono disponibili. Sono solamente, ragazzi, 2, quindi 2 per 4. 2 set di 4. E... questi ragazzi non si trovano da nessuna parte. Non l'ho visti nemmeno arrivare nelle fumetterie o sia in quelle che hanno partecipato ai tornei e varie cose, eh? No, confermo che non l'ho visto in giro. Il demo deck che si diceva, insieme ovviamente tutto filled, ragazzi. Alla bustina promo. La bustina promo, il tappetino per giocare, quello di cartone, ovviamente. Però... e capire un attimo. Lo stanno mostrando adesso, Nico, il premio. No, già. Ci sento, no? Ci senti, Andrew? Sì. Ok, sì, perfetto, sì. Ok. Raga, io ho un po' paura con le forbici. No, io non l'aprirei con le forbici. Scendoti. A me le forbici hanno portato bene. Ragazzi, ma difendetemi. Te guardo. Dai! Dai, ragazzi! Ma non ce l'avete già? Capito? Sì. Cioè, il cane è Fufus. Ce ne siamo invertite. No, raga, vabbè. Cioè, ma vabbè, le top uguali, ok che sono poche, perché non è che sono tante. 3 o 4? No, forse 5 sono. 5, sì, però dai, cioè, nel senso, su 4 box... Sì. Ci metto le dita in modo tale sono sicura. Sì, così ti perdi un dito. Mi taglio un dito, però almeno, no? È così che si fa. Allora. Chi l'aveva detto, Andrew? Scusa, non avevo sentito, ero presa fila a queste carte. Tutte non ti ascolta, Andrew, male. Io direi... No, è troppo impegnata a cercare di non tagliare le carte. Esatto. Non far danni. Va cambiato il rito d'apertura. Aprila da sotto. Va bene, va benissimo. Del giro. No! Bella. Questa qui, ragazzi. Allora, parliamo di questa carta. Mamma perché mia. Non tutti sanno che questa carta... Mangio pasta col tonno. No. Questa carta abbastanza inutile. Vale... Un botto, l'ho visto. Leggiamo, guarda le prime 5 carte del cima del tuo deck, rivela uno Struet Cup e Struet Crew, scusate. È vero. Oppure un'altra Nami e aggiungi alla mano dopo piazza tutto il resto delle carte sotto il tuo deck. Diciamo che per il mazzo rosso è buono, ma cioè, ragazzi, diciamo che è una carta che vale più che altro uno strafottio di soldi, perché è una delle alternative. Comunque, ragazzi, tra cavallini e cani avete uno zoo. Ci manca il recinto e siamo a posto. Sì, no, perché fai conto che oltre a cavallini e cani abbiamo anche quelli con la pancia a cuor di leone, cioè quelli che sembrano delle aquile, un po' di tutto. Sbrilluccica. No, diciamo che praticamente poi ti manca ancora un'alternativa. Manca la Secret. Quella non è assicurata. Oh, io la voglio, scusate, la trovavo un po' su tutti. Ma Andrew non l'ha trovata. Vabbè, Andrew. No, io no. L'ha trovata Pia. Oh, ma lui ne mette sempre di solito. Qui non ne ha trovate culo, due. Oh! Oh, però aspetta. Do Flamingo. Do Flamingo. Ma anche prima, Do Flamingo, bello, sbaglio. Sì, bello. Però questa volta Do Flamingo alternativo. È davvero bella. È il K alternativo. Ho una carta in mente. Vabbè, pazienza. Poi non l'ho vista mettertela. Quanto te la sei messa? Magia.
mi sono girato ad un certo punto, l'ho visto con un Doflamingo in testa. Tolgo la scatolina, dai, facciamo un po' di spacco qui. Quindi restano 1, 2, 3, 4, 5, per quello aprire 6. Ok, questo video lo metto momentaneamente qui. Ma dai, questa? Dietro, gira. Comunque attualmente ci tocca basarci sui venduti di eBay, ma sappiamo tutti che non è affidabile come eBay e Facebook più che altro. Sì, più che altro Facebook, ragazzi, non comprate così senza... Raga, ultimo pacchettino. Ultimo questo o devi aprirlo l'ultimo? No, ultimo. Niente, raga. E nei Queen. È alternativo, ecco! Brava, complimenti. Niente secret in questo box, ragazzi. Quindi, magari lo troveranno i ragazzi. Lo troveranno giusto, i ragazzi che hanno comprato. Che hanno comprato potrebbero aver, in realtà potrebbero trovare anche la manga. Sì. E comunque in uno dei box, ragazzi. Fatemi taggare nelle storie. Potrebbe essere anche in quel box lì che stiamo tenendo Sealed. Ne abbiamo uno Sealed, ragazzi. Quello è vero. Bisogna... È lì. Sicuro è lì, ragazzi. È lì. Bisogna dire di nessuno. Sì, bisogna dire di... Tanto rifacciamo anche vedere di nuovo il demo deck. Mi raccomando, ragazzi. Sì, non lo vedo ancora fatto. Prendo Doflamingo, grazie. Un attimo, ragazzi. Allora, per chi ancora non ha aderito all'iscrizione, punto esclamativo, partecipo. Vi do ancora un minutino per recuperare l'iscrizione per il premio e poi vado, faccio girare la ruota. Vediamo chi è il vincitore di stasera e grazie di nuovo per la compagnia. Claps 93, niente. No! Niente. La rigiriamo. La rigiriamo, ragazzi, la rigiriamo. Lui se l'ha detto a caso. Non è possibile, vabbè. Non è possibile. Oh, Davide! Bravo! Ci sei in chat, Davide? Sì, c'eri. Anasemio, c'eri. Davide, sei in chat? Davide? L'abbiamo perso. Eccolo! Si stava già per ruotare di nuovo. Esatto. Congratulazioni, Davide. Complimenti. Mi raccomando, scrivici su Instagram indirizzo e tutto per Bene. Grazie di tutto, veramente, ragazzi. Grazie anche per le sub, per i follow. È stata un'ottima serata. Sì. Davvero anche da parte nostra, grazie di cuore ragazzi, grazie mille, è stato veramente un piacere conoscervi, tutti voi in chat, a conoscere ancora una volta meglio i ragazzi di Slerfanera, e quindi raga che dire, noi ci trovate anche su YouTube, i nerdini sul tubo, solo su YouTube, sì, senza su YouTube, sul negozio, okay. Ragazzi, l'orario dei bimbi, per andare a nanna è stato tutto. È arrivato. È arrivato. Però, insomma, davvero grazie. Sì. Bene, un saluto da Driu. Vai P. Saluta. Saluto da Pino. E saluto. I nerdini. Bella, sì. Ciao a tutti. Ciao, buonanotte, ragazzi. Buonanotte. Ciao.